Ciao ragazzi, sono Mystix, Audio Video Production. Oggi vi presento i mitici microfoni a nastro Coles 4038. Prima di iniziare la recensione e farvi sentire come suona questo microfono, devo ringraziare la Milk Audio Store perché mi ha mandato appunto questi microfoni insieme ad altro materiale. Avrete sicuramente visto l'unboxing. Se non l'avete visto, andate sul mio canale inglese perché lì posto molte più cose che qua. Dovete seguirmi nel canale inglese. È così. Quindi avete il link in descrizione se volete acquistare direttamente i Coles e anche altro materiale. Andate a vedere la Milk Audio Store, distributore di Roma di materiale davvero di altissimo livello per gli studio di registrazione. Iniziamo a parlare del Coles 4038. È un microfono a nastro, quindi figura polare a 8 di qua e di qua, come sapete. È un microfono molto versatile perché guardate come si muove. Potete veramente metterlo dove volete, piazzarlo dove volete. Mi raccomando però di utilizzare delle aste molto stabili perché è un microfono pesantissimo. È davvero molto molto pesante, 300 ohm l'impedenza. È un microfono che suona bene dappertutto. L'ho testato su batteria, sia come over sia come room. Andremo comunque a sentire queste cose. L'ho testato su contrabbasso. È stata un po' una novità, ma spettacolare, bellissima esperienza. L'ho testato su chitarra acustica e su chitarra elettrica e devo dire che suona bene dappertutto. È un microfono che si presta proprio a registrare qualsiasi cosa. Perché? Perché ha una risposta in frequenza che è veramente piatta, flat, dai 30 Hz ai 15 kHz. Questo vuol dire che potete registrare veramente tutto e ottenere un suono veramente naturale. Piccolo paragrafo sulla storia di questo microfono: il Coles 4038 è stato progettato nel 1953 proprio dalla BBC. Eh sì, dalla British BBC. Infatti qua c'è scritto, non so se potete vederlo, metta fuoco, se non metta fuoco la mia faccia. C'è scritto BBC Patented. Quindi è un microfono che è stato progettato nel 1953 apposta per la BBC per, penso, registrazioni vocali come broadcasting, radio, queste cose qui. E ancora da allora, ancora prodotto e ancora utilizzato in tutto il mondo, in tutti gli studi di registrazione. Ci sarà un perché. Perché è appunto un microfono che suona veramente bene, proprio per la sua caratteristica. Ma questa sua caratteristica di avere una risposta flat è anche grazie alla sua forma. La sua forma molto strana, che veniva chiamato Iron Waffle, proprio perché sembra un waffle di ferro, appunto. Ma questa forma gli garantisce di avere questa risposta in frequenza piatta, non solo nella parte orizzontale, ma anche verticalmente. Quindi ha questa risposta flat nello spazio 3D. Questo è molto molto importante perché se la sorgente è un po' più spostata avete comunque la possibilità di poterla captare in modo regolare, quindi tutte quante le frequenze non verranno snaturate appunto perché ha questa risposta flat. Con l'acquisto del microfono ovviamente il microfono sarà alloggiato nella sua valigetta, che è di plastica ma è una plastica molto molto rigida, e ovviamente avrete anche questo, che è il suo cavo adattatore, perché in realtà il microfono non ha il solito plug XLR o Canon, come volete chiamarlo, ma ha la sua uscita di proprietà, che non ho idea di come si chiami, però appunto vi dà questa cosa qui. Quindi da una parte avete il mount per la vostra asta ed esce con un pezzo di cavo XLR Neutrik, tra l'altro con i pin dorati, quindi ottima fattura. Quindi andrete ad inserirlo, fa click e voi potete uscire con il cavo XLR normalissimo. Vi dico anche come si fa a staccare questo cavo, perché io ho avuto molti problemi a toglierlo, perché non c'è scritto da nessuna parte ed è la prima volta che vedo questo sistema. Quando mi è arrivato ho detto, adesso come lo tolgo? In realtà ho provato a tirare, no, ho provato, se devi schiacciare puoi girare, no? Come tipo per le medicine, l'antibambino, no. Sono stato davvero mezz'ora a cercare di capire. Poi alla fine ho visto che c'è questo anello del microfono qui in grigio che ha, diciamo, due protuberanze, non è prettamente rotondo ma è un po' ovale, e quindi ho provato a schiacciare queste parti ovali. Effettivamente schiacciando questa parte ovale si va a togliere un pirulino, e quindi quando io vado a schiacciare devo tirare e allora si può togliere. Questo potrete anche scriverlo da qualche parte, signori della Coles Electroacoustic, perché altrimenti la gente non lo sa, perché io la prima volta che ricevo un microfono del genere non c'è scritto da nessuna parte. Va bene, andiamo a sentire ora come suona il Coles 4038. Allora, cosa ho registrato? Ve l'ho già detto, ho registrato la batteria come
overhead e room. Alla batteria ci sarà Omar Majorano. Poi ho registrato il contrabbasso, sia in modalità stereo che in modalità mono, e al contrabbasso ci sarà Veronica Perego. Io invece ho suonato poi acustica e elettrica. Per utilizzare i microfoni in stereo potete utilizzare ovviamente due aste separate, ma se volete utilizzarli su una asta sola e avere lo giusto spazio tra un microfono e l'altro, c'è la sua asta di proprietà. Questa asta di proprietà però è venduta a parte, avete comunque il link in descrizione se siete interessati. È un'asta veramente fatta bene, ragazzi, veramente bene. Come vedete, non so se leggete scritto Coles, quindi la sua asta di proprietà, e questa vi permette di utilizzare i microfoni sia in spaced pair sia in modalità mid-side, che è quella che ho utilizzato anche in queste registrazioni, e avete diversi buchi per fare diverse distanze dai vostri microfoni. Quindi è veramente molto versatile e diciamo che è stata studiata apposta per questi microfoni e per l'ingombro di questi microfoni. Quindi andiamo adesso a sentire le registrazioni e poi ne parliamo insieme dopo. We'll be right back.
Che dire, come avete sentito suona veramente bene in qualsiasi tipo di sorgente. Mi è piaciuto tantissimo sulla chitarra elettrica perché non ho fatto assolutamente nulla, l'ho posizionato al centro senza pensarci molto. Abbiamo un suono che è veramente bilanciato, non ci sono troppe alte frequenze perché è un microfono a nastro, quindi un po' più scuro, e bilanciato molto anche sulle basse frequenze, quindi è davvero un ottimo microfono per chitarre elettriche. Sulla batteria è fantastico perché non ottenete quei suoni dei piatti troppo harsh, come si chiama, troppo acidi, sono molto morbidi con questo microfono. E la stanza mi è piaciuta tantissimo, soprattutto in registrazione mid-side, che è una registrazione che io preferisco quando devo andare a microfonare qualcosa di stereo che però mi deve essere anche funzionale in mono. Il fatto che ha la risposta molto flat mi permette di ottenere tutto quanto il suono della batteria della stanza, quindi davvero ottimo. E mi ha sorpreso davvero tantissimo sul contrabbasso. Ha una sonorità veramente naturale. Tutte le basse frequenze del contrabbasso, anche le sfaccettature del graffiato dell'archetto, vengono captate in modo veramente naturale, cioè sembra veramente il suono che io sentivo quando ho microfonato, quindi il suono che sentivo qua nella stanza. Permette veramente di registrare i suoni che sentite quando voi microfonate, quindi i suoni reali, senza snaturare troppo le frequenze, appunto per la sua risposta flat. Fantastico. Attenzione però, perché essendo un microfono a nastro non potete utilizzarlo nelle sorgenti dove c'è tanto spostamento d'aria, quindi la cassa, ad esempio la gran cassa della batteria, non andiamo a posizionarlo davanti al buco, possiamo posizionarlo un po' più lontano dove non c'è troppo spostamento d'aria, altrimenti andate a rompere il nastro. Attenzione. Ok ragazzi, di nuovo avete il link in descrizione sia della barra sia dei microfoni per comprarlo direttamente dalla Milk Audio Store. Potete anche suggerire qualsiasi tipo di prodotto che la Milk Audio Store tratta, quindi vi lascio anche il link in descrizione per poterlo provare qui per voi. Come sempre, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!